L'acqua, fonte di vita. Eccoci qui, cari utenti di YouTube. Basta birra, viva l'acqua. Sono qui oggi in questo luogo all'aperto, ricolmo di estetica, ed è il luogo dove feci poco tempo fa, precisamente nel giorno di San Valentino, il video sulla birra e quello relativo alla preghiera, o meglio alle preghiere sulla birra, no? E adesso basta, è ora di dire basta, ho accantonato la birra, mi vedrete con l'acqua. Ecco qua. Alla salute. Buonissima, fresca, saporita. Ah, ci voleva un goccio d'acqua, bella. Ah, che sapore, ragazzi. Viva l'acqua! Ecco, ma tralasciando questa breve introduzione, oggi mi trovo qui per dirvi che effettivamente parlando l'acqua è l'elemento della vita per eccellenza. Non a caso noi esseri umani ci troviamo prima di nascere all'interno di un contesto liquido che si chiama sperma, ok? E lo sperma è formato per lo più di acqua, va bene? Noi nuotiamo all'interno di questo liquido, formato per lo più, ripeto, da acqua, va bene? Ora, qualcuno potrebbe venire in calce a questo video a scrivermi: ma dov'è la birra, caro Leandro? Dove l'hai messa? Ma non è che ci stai perculando? No, non sto perculando nessuno, basta birra, acqua, acqua, acqua e ancora tanta acqua fresca. Scusatemi. Ecco, voi dovete considerare che il corpo umano è formato, se non erro, da 90% di acqua, cioè noi siamo formati di acqua al 90%, quindi la componente essenziale, la componente principale che ci crea e di cui noi siamo fatti, ripeto, che è proprio l'acqua, un liquido prezioso, azzardo a dire. Un oro trasparente, va bene, perché è un oro che ha un grande valore e che non si vede. L'acqua è vita, idratando il corpo bene si vive meglio, la pelle è più elastica e i nostri organi sono fatti di acqua. E proprio grazie all'acqua i nostri organi hanno la possibilità di fatto, de facto, di andare a vivere meglio, va bene? Io bevo acqua, sono sincero. La birra può piacere o non piacere, però è bene accantonarla anche perché devo mandare un messaggio importante ed è quello di bere spesso e di idratare il corpo. Attenzione, noi esseri umani abbiamo dei sentori, noi esseri umani sappiamo quando abbiamo bisogno di bere oppure no. Quindi io do un consiglio ed è quello di bere. Sicuramente tanta acqua ogni giorno, però non 3-4 litri, quando il vostro organismo lo richiede, ok? Cioè non obbligatevi, non costringetevi a bere, seguite la voglia che il vostro organismo ha di bere. Io ora per esempio ho voglia di bere, cosa faccio? Avvicino la bottiglia alla bocca e bevo. Al mio 3 partirò, 1, 2, 3, go. Ok, ora, la cosa bella, e ripeto la cosa bella dell'acqua, è che è una sostanza che non produce sapore, ma che al tempo stesso fa molto bene. Io dopo aver donato sangue, come faccio ogni 3 mesi, bevo ovviamente acqua, però non deve essere acqua fredda, ma deve essere acqua a temperatura ambiente, proprio perché il fisico si deve
abituare, si deve mettere in condizione di assumere liquidi che non siano freddi, altrimenti può succedere chissà che cosa. Quindi, dopo che andate a donare il sangue nei presidi medici, ospedali, cliniche e via di seguito, vi verrà fornita la colazione, quindi sia cibo che liquidi, quindi caffè, succo di frutta, bottigliette d'acqua, ma questi elementi tutti rigorosamente a temperatura ambiente. Quindi questo che significa? Che de facto, voi non dovete andare a bere sostanze fredde, ma sostanze che abbiano la temperatura come l'ambiente dove si trovano. Quindi se per esempio all'interno di un ospedale, stessa temperatura dell'ospedale in cui siete andati a donare, o la clinica o il presidio medico, va bene? Detto ciò, ecco, mi sto facendo un altro goccetto, al mio treno farò l'ultimo. Salute, tanti auguri di buona vita a voi. Fare un brindisi con l'acqua è possibile, non è qualcosa di utopico, anche se in genere non si può fare e non si può vedere, io però lo faccio lo stesso. Tanti auguri. Vi ringrazio, cari utenti di YouTube, per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Un saluto caro da Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia.